La parola al collega De Angelis. Grazie Presidente. La comunicazione della Commissione preannuncia di fatto una serie di proposte sui sette ambiti di azione dell'agenda digitale. È una comunicazione che ha ormai sei mesi di vita, con il risultato che alcuni provvedimenti sono già materia di discussione nel nostro lavoro parlamentare ed altri lo saranno a brevissimo. Ecco, un primo interrogativo riguarda la nostra modalità di approccio alle proposte della Commissione. Io personalmente credo che non si possa far finta che da dicembre ad oggi, come dire, non sia accaduto nulla, ma che sia invece opportuno entrare, seppure in maniera molto sintetica, nel merito di alcune proposte disponibili. Penso ad esempio al tema delle infrastrutture per la banda larga, al Connecting Europe Facility, alla sicurezza informatica, al cloud computing e di quelle preannunciate, diciamo, a dicembre, ma che non sono ancora oggetto di discussione, penso al tema del prezzo di accesso alle reti di nuova generazione. Ecco, io penso che l'approccio del relatore è tutto sommato condivisibile, soprattutto per quello che riguarda il progetto di rapporto e nello specifico il roaming. E tuttavia, come noi sappiamo, l'agenda digitale per l'Europa è un percorso di medio-lungo periodo che viaggia su più elementi e su più fattori. Quello certamente del completamento del mercato unico, anche per quanto riguarda la mobilità interna e le telecomunicazioni, ma come dicevo all'inizio anche sulle infrastrutture, sui criteri di concorrenza tra gli operatori, sulla sicurezza delle telecomunicazioni, l'ammodernamento del digitale nel settore pubblico e poi molto importante, diciamo, il tema dell'occupazione, dell'impresa, con particolare riferimento al tema delle piccole e medie imprese. Quindi, come dire, io comprendo le ragioni che hanno spinto il relatore a concentrarsi esclusivamente sul tema del roaming. Condivido anche la riflessione che faceva il relatore su l'ostacolo, diciamo, alla mobilità, l'esigenza su questa questione di arrivare a delle proposte entro la fine della legislatura. Non c'è dubbio che questo è un tema prioritario per i consumatori europei e anche io lo considero prioritario. Tuttavia, ecco, ritengo che non possiamo dimenticare l'enorme potenzialità dell'economia digitale che si regge su tutti questi fattori che prima accennavo, io credo nessuno escluso. Quindi io penso anche io che dobbiamo allargare il campo. Io non penso ad un albero di Natale o un elenco della spesa, se vogliamo, però dobbiamo allargare il campo, dobbiamo individuare alcune priorità. Credo selezionare alcuni obiettivi e il tema della crescita, della mobilità e dell'occupazione è un tema molto importante che noi dobbiamo affrontare, soprattutto l'occupazione giovanile. E sulla crescita è evidente che le infrastrutture e, come dire, le reti di nuova generazione siano due passaggi obbligati, molto importanti se vogliamo ridare slancio all'agenda digitale. Quindi bene questo approccio, diciamo, sul roaming, ma, come dire, dobbiamo, io credo, allargare questo campo, individuare, diciamo, queste priorità e su quelle priorità assumere, diciamo, posizioni molto, molto chiare e molto definite che diano una risposta molto, molto seria e soprattutto molto concreta ai temi della crescita, della mobilità e dell'occupazione. Grazie De Angelis.